vogliono avviare la registrazione. Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar sul documento informatico e sulla gestione gestione del flusso documentale. Come sapete, questo è uno dei webinar che stiamo organizzando nell'ambito appunto di un ciclo informativo che stiamo facendo con il progetto FAST. Progetto FAST di cui insomma abbiamo già raccontato le volte scorse, ma probabilmente diciamo magari ci potrebbe essere qualcuno che si è collegato per la prima volta. È un progetto appunto che intende affiancare i piccoli comuni nella transizione digitale. Non, come dire, non offriamo soldi, non offriamo denari, offriamo diciamo consulenza e affiancamento, nonché diciamo possibilità di condivisione vorremmo lavorare insieme, diciamo sia dandovi degli strumenti appunto formativi di cui appunto questo ciclo di webinar fa parte e di aggiornamento insomma professionale e sia diciamo dovrebbe invece poi lavorare con delle task force, quindi delle persone, delle task force sulle singole regioni che affiancheranno i 285 comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse e che hanno scelto appunto di attivare, diciamo, la propria, diciamo, il lavoro con l'ambito sulla transizione digitale. E come faremo, diciamo, questa cosa? Faremo, diciamo, con voi dei microprogetti che saranno, diciamo, concordati con voi, insomma, quindi adesso, via via, diciamo, prenderemo direttamente contatti con voi e tutto ciò sarà fatto anche partendo, diciamo, da un assessment, diciamo, non l'ennesimo questionario che dovrete compilare, ma un accompagnamento, diciamo, per cercare di capire quali sono i vostri fabbisogni, quali sono le vostre priorità e per costruire insieme anche qualche progetto, diciamo, che possa, diciamo, consentire al vostro comune di insomma, migliorare, diciamo, le proprie capacità di offrire, diciamo, ai cittadini migliori servizi digitali e comunque anche di allinearsi, diciamo, a quelle che sono gli obblighi normativi, agli adempimenti e in vista anche insomma di possibili sanzioni che sono legate, come sapete tutti, diciamo anche al piano triennale per l'informatica. Sappiamo benissimo che ci sono all'interno dei comuni tanti oneri e diciamo anche poche risorse. E quindi diciamo che il nostro compito dovrebbe essere proprio quello di cercare di dare una mano anche in una situazione appunto in cui le risorse sono poche e però le cose da fare e da realizzare sono tante. Quindi diciamo che oggi, venendo al webinar di oggi, appunto intendiamo parlare della gestione documentale e della produzione dei documenti informatici, della gestione dei flussi documentali all'interno dell'amministrazione. Riteniamo che questo lo farà appunto Michele Vianello, un nostro esperto che avete già probabilmente avuto modo di conoscere perché ha partecipato, diciamo, ad un altro webinar in precedenza. È un esperto di transizione al digitale e crede molto, diciamo, nell'importanza della gestione documentale, cosa in cui appunto credo anch'io molto, nel senso che questo è stato un elemento troppo spesso sottovalutato, ma invece importantissimo per dare non solo certezza dei documenti, ma certezza del procedimento amministrativo in cui appunto noi dipendenti, diciamo, siamo coinvolti e quindi, come dire, anche dare trasparenza nei confronti dei cittadini. Quindi cercare di organizzare al meglio la gestione documentale, i flussi documentali all'interno della nostra amministrazione può sicuramente essere un elemento di forza all'interno del comune.
Io direi che appunto passerei la parola a Michele Vianello, che appunto vi dicevo è esperto e da sempre insomma lavora su queste tematiche proprio con i comuni, quindi come dire, vi offrirà anche la sua esperienza di lavoro con loro e insomma vi darà qualche utilissimo input su questo tema. E registrazione troverete, diciamo, poi tutto nel domani mattina, diciamo, la registrazione di questo webinar sarà tutto come al solito messo online e messo, diciamo, a disposizione sul nostro sito, nella pagina Territori in Rete, nella pagina, diciamo, dedicata appunto alla notizia del webinar di oggi. A fine di questa sessione potrete appunto fare anche delle domande a Michele e quindi, come dite, se avete cose potete scrivere, se avete domande potete scriverle qui nella chat e insomma poi lasceremo uno spazio alla fine della presentazione di Michele per appunto darvi delle risposte. Grazie Michele, prego. Grazie Irene, buon pomeriggio a tutti. Aspettate che vediamo di... Chiedo di poter condividere lo schermo. Se mi consentite di condividere così, lancio le mie slide. A trovarle. Eccolo qua. Le slide le vedete? Ok. Diceva giustamente Irene che il tema della gestione documentale è stato spessissimo sottovalutato, considerata molto una cosa da archivisti, da sovrintendenze, da un po' di cultori della materia, da coloro che si occupano di protocollo. Come cercherò di dimostrarvi nel pomeriggio, oggi pomeriggio, in realtà oggi una corretta gestione documentale digitale, perché ormai è prevalentemente o dovrebbe essere prevalentemente di supporti digitali, diventa un tema strategico. Lo è strategico per almeno qualche motivo, lo accenno brevemente prima di entrare nel merito. Motivo primo è la legittimità dei vostri procedimenti. Le modalità con le quali si producono documenti informatici, le modalità con le quali si notificano documenti informatici, le modalità con le quali si gestisce il procedimento informatico in un fascicolo digitale, le modalità con le quali si manda in conservazione sono decisive ai fini di validità dei vostri procedimenti. Possono influire in caso di chiamata a giudizio. Possono essere impugnate di fronte a un giudice amministrativo. Quindi una buona gestione documentale vi mette al sicuro da questo punto di vista. Ma soprattutto oggi, oltre a questa parte che io in teoria do per scontata, ma in realtà scontata assolutamente non è, si aggiunge, diciamo così, un impatto che viene da innovazioni inerenti alle piattaforme digitali. Ve ne accenno due, le vedremo meglio più avanti, anche nei loro risvolti. La prima è questa. Prossimo anno parte, ho visto il sottosegretario all'innovazione, lo ha confermato nella sua audizione in questi giorni, parte la piattaforma nazionale notifiche. Bene, bella, ok, ci aderiamo tutti, e però la piattaforma nazionale notifiche accetta esclusivamente documenti formati secondo quanto previsto dalle linee guida AGID e dalla normativa vigente. Quindi le pubbliche amministrazioni, i nostri comuni, piccoli comuni in particolare, nel corso di quest'anno e mezzo devono assolutamente sistemare il loro flusso documentale digitale, soprattutto negli ambiti e nei settori che maggiormente sono o saranno interessati alle notifiche. Polizie municipali in primis, settori tributi e così via. Secondo punto, come voi sapete, finanziamento PNRR sta incentivando nella stragrande maggioranza di voi il cambiamento dei propri siti istituzionali. Ebbene,
due luoghi decisivi del sito istituzionale, ovvero l'area personale e le schede di un procedimento, sono alimentate esclusivamente da documenti, da atti, da procedimenti, fascicolo ad esempio, creati secondo quanto previsto dalle linee guida. Il vostro sito, altrimenti, ho i miei dubbi che potrebbe passare il vaglio del Ministero, e se anche passasse il vaglio del Ministero, delle aree importanti del vostro sito non sarebbero popolate, perché voi potreste non avere un flusso documentale direttamente online. Quindi, come capite, l'aderire a un modello di gestione documentale corretto è ormai precondizione per poter procedere nel processo di transizione al digitale. Io oggi pomeriggio vi farò vedere un po' di scenario e ciò che sta succedendo attorno a voi e che implementa e che incentiva la necessità di affrontare il processo di transizione al digitale. Dopodiché vi farò vedere anche un po' di basi normative, perché molto spesso, tuttora, quando tengo webinar, seminari, incontri e così via, mi dicono: ma in base a quale norma? La pubblica amministrazione ha sempre questa domanda: ma in base a quale norma? E quindi vi farò vedere anche un po' di normativa, almeno alcuni punti che io riprodurrei in grande, in manifesti, formato elefante, affiggerei a volte nei vostri uffici, così vengono guardati e sono una sorta di memento, diciamo così. Ora, il primo punto sul quale noi dobbiamo ragionare sono la nostra stella polare, ovvero le linee guida pubblicate da AGID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Linee guida nel loro testo, ma linee guida con degli allegati, in particolare allegati che voi in maniera imprescindibile, tanto le linee guida bisogna conoscerle. Chi di voi non ha letto, non ha studiato le linee guida AGID su formazione, gestione e conservazione di documenti informatici, direi deve affrettarsi a studiarle, ad approfondirle, a conoscerle. In particolare, oltre alle linee guida in sé, alcuni ne darò alcuni riferimenti ovviamente nel corso del pomeriggio, alcuni dei suoi allegati. Linee guida AGID hanno 6 allegati, ma quelli che io vi consiglio particolarmente di conoscere è quello sui formati, quindi quali sono i formati che dal punto di vista della validità giuridica di un atto hanno valore. Esempio tipico: molto spesso ormai il cittadino vi invia allegato a una mail o una PEC un modulo, una istanza che è una fotografia. Cosa fa il nostro bravo cittadino sulla via di WhatsApp? Scarica un modulo, compila il modulo, ci fa una fotografia e ve la invia allegata a una mail. Peccato che quella istanza che vi manda sia in formato JPEG, e in base alle linee guida AGID, ma anche in base alla normativa, il JPEG ha un valore rappresentativo e non probatorio. Per cui quando voi accettate istanze in formato JPEG commettete un errore grande come il mondo, perché un domani quell'istanza non potrebbe essere mai esibita in giudizio, proprio perché ha un valore rappresentativo e non probatorio. Quindi capite che molta attenzione, e questo è un punto, ad esempio, su cui voi siete scarsamente rigorosi, perché spesso, molto spesso, vengono accettati le istanze in formato JPEG e non dovrebbero essere assolutamente accettate. Quindi è importante questo primo allegato inerente ai formati. Vedrete che in larga parte è dedicato all'utilizzo del PDF, del PDFA in particolare, che viene definito, virgolettato, principe dei formati, così ci siamo già intesi dove indirizzarci. Il secondo allegato di straordinaria importanza, a cui dedicherò un po' di attenzione e un po' di tempo oggi pomeriggio, quindi adesso non vi anticipo di cosa parlerò, ve lo dirò più avanti, è quello sulla certificazione di processo. Di quale processo stiamo parlando? Ovviamente è il processo di scansione. Il vostro bravo protocollatore e protocollatrice, sicuramente fra chi mi ascolta ci sono dei protocollatori e delle protocollatrici, scansionano, spesso non interrogandosi perché scansionano, per quale motivo si scansiona.
attorno a questo tema della certificazione di processo, che è molto importante, dedicherò un po' di tempo oggi pomeriggio, perché è una delle innovazioni, diciamo così, più importanti anche a fine piattaforma nazionale notifiche. Il terzo allegato che consiglio di studiare, di leggere con molta attenzione, il quinto mi pare, è quello dedicato ai metadati, ovvero a quelle informazioni che vengono aggiunte ad un file, che può essere un file di protocollo, ma soprattutto un fascicolo digitale, che dà, lo rende unico, gli dà valori, inserisce alcune conoscenze. Voi non siete, sottoscritto, segue tantissimi comuni in Italia, quindi quando uso quel voi è un voi, diciamo, esteso, mettetelo sul territorio nazionale. Poi alcuni sono più virtuosi, altri sono meno virtuosi, ma i punti che vi evidenzio e quelli dove trovo maggiori difficoltà un po' dappertutto. Non fascicolate digitalmente, cioè c'è poco da fare. La stragrande maggioranza dei comuni, o io trovo quelli che hanno particolari problemi, ma dubito, oppure la stragrande maggioranza dei comuni non fascicola digitalmente, per tanti motivi. Dedicherò anche qua un po' di tempo al fascicolo digitale, cosa oggi assolutamente indispensabile, vi spiegherò poi meglio perché impatta fortemente sulla riuscita del progetto City. Avere il fascicolo digitale è una condizione per avere un sito a norma. Guardate voi, poi spiegherò meglio di che si tratta. Ma ciò che differenzia, il fra le tante cose naturalmente, un fascicolo da una cartella di rete, perché voi i file digitali li mettete in cartella di rete quando non stampate il digitale in meravigliose cartelline colorate. La grande differenza è la presenza di metadati. Una cartella di rete, per evidenti motivi, non ha metadati. Fascicolo digitale ha dei metadati, che sono quelli che lo rendono unico, che sono quelli che lo rendono esibibile in giudizio, che sono quelli che fanno la differenza quando tu vai in conservazione e così via. Infine, l'ultimo allegato, il numero 6 che vi consiglio di leggere, è quella sulla trasmissione di documenti protocollati fra aree organizzative omogenee. È quella parte che norma totalmente, in gran parte, il tema del protocollo, ma particolarmente questo vi servirà, bandi PNRR, per coloro che partecipano alla piattaforma nazionale, al bando per la piattaforma nazionale dati, perché quando si aderisce a quella piattaforma e si ricevono i finanziamenti, voi potrete prevedere fra qualche mese, massimo prossimo anno, scambi di file protocollati fra pubbliche amministrazioni, non più utilizzando PEC o mail, ma in regime di interoperabilità. È un'altra delle grandi innovazioni. Ma perché quei vostri documenti protocollati possano entrare in questo paese delle meraviglie, devono essere protocollati secondo quanto previsto da questo famoso allegato 6, che quindi consiglio vivamente di leggere e di conoscere. La data di pubblicazione delle linee guida, quelle delle quali stiamo parlando, come avete detto dalla slide, è 10 settembre 2020, ma la loro piena applicazione è dal 1 gennaio del 2022, quindi è passato più di un anno. Se fossimo in presenza, avrei già chiesto in aula ad alcuni di voi se avete fatto un check di cosa state cambiando nella gestione documentale dal 1 gennaio 2022 ad oggi. Perché sarebbe un check molto interessante per capire se voi state davvero applicando le linee guida. E vi interrogherei, poi se volete in chat mi scrivete alcune domande e io vi rispondo con infinito piacere. Come cambia la qualità dell'attività di protocollo? Che tipo di titolario di classificazione avete adottato? Avete aggiornato i vostri manuali di gestione documentale? State fascicolando digitalmente? E cioè le linee guida AGID, queste nuove, dal 1 gennaio 2022, hanno impresso una grande accelerazione. Alcune norme già c'erano, alcune parti del CAD già c'erano, ma le linee guida stanno accelerando il tutto. Fanno il contrattale normativo all'avanzamento di transizione al digitale di cui parlavamo prima, l'aumento di speed EDC, i nuovi siti
la possibilità di scambiarsi file in regime di interoperabilità e così via. Io so che nei piccoli comuni è un problema, perché so che il tema della gestione documentale culturalmente è stato rinviato al protocollo. C'è anche il protocollo, tanto è vero che oggi parliamo di gestione documentale, non parliamo di protocollo. E quando approviamo o rinnoviamo il manuale di gestione documentale, lo chiamiamo, non approviamo più il manuale di protocollo, approviamo un manuale di gestione documentale. C'è un manuale che norma l'intero flusso, poi vi farò vedere idealmente come dobbiamo concepire il flusso. Quindi, prima cosa che vi chiederei di appuntare, Irene prima parlava di assessment. Uno dei temi di assessment è proprio di aiutarvi a fare il punto, la baseline, di cosa state facendo oggi e degli obiettivi che invece dovete darvi applicando pienamente le linee guida Agid. Ricordate che ormai è passato un anno e mezzo e qui abbiamo anche alcune parti che possono essere sanzionabili. Sanzionabili inteso come sollevata legittimità di atti di fronte a un giudice amministrativo. Ricordatevi che il Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio parere sulle linee guida, dice che le linee guida Agid emanate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale hanno esse stesse, cioè rispetto al CAD, valore erga omnes. E la difformità rispetto alle linee guida Agid può essere impugnata di fronte a un giudice amministrativo o se viola problemi inerenti al digitale presso il difensore civico per il digitale. Quindi attenzione, perché atti formati in difformità alle linee guida Agid possono essere impugnati di fronte a un giudice amministrativo. Una, qualsiasi notifica fatta ad un libero professionista iscritto ad un albo in modalità cartacea e non su indirizzo in IPET può essere impugnata. Non nel merito, ma nella modalità di notifica. Qui vi ho fatto l'esempio più semplice, però ne trovo in giro. Mettiamola così, ne trovo in giro. Ciò detto, vediamo come, qui ci dedico poco tempo, come il PNRR impatta su di voi, sul flusso documentale. Siamo spesso abituati a ragionare ad ambiti separati. Quindi in questo momento tutti i comuni, compresi quelli più piccoli, sono tutti tesi a provare a ottenere questi famosi finanziamenti PNRR. E questo assolutamente ci sta, figuratevi, ci mancherebbe altro. Il problema vero è che io sono abituato a dire, ok, chiedo il mio finanziamento per implementare le identità digitali SPID e CIE. Chiedo il mio finanziamento per avere il full pago PA, cioè tutto pago PA. Chiedo il mio finanziamento per la APIO. Chiedo il mio finanziamento per la piattaforma nazionale notifiche e così via. Ma questi finanziamenti che impatto hanno sul mio back office? Perché è la prima domanda che bisogna cominciare a porsi. L'implementazione di identità digitali SPID CIE ha un impatto sul back office digitale? Sicuramente sì. In quale forma? Bisogna cominciare a rifletterci, perché altrimenti voi vi trovate a implementare l'input digitale, come vedremo fra un attimo, ma non prevederne mai le conseguenze, oppure a subirle e a trovarle quando avvengono, a non cominciare a pensare prima a tutte le conseguenze. Faccio un esempio sciocchissimo, però fino a un certo punto. Piattaforma nazionale notifiche implica che voi non notificherete più niente, quindi un pezzo del flusso documentale cambia totalmente, voi non notificate più, perché tutta la notifica, sia analogica che digitale, avviene attraverso la piattaforma, voi delegate totalmente questa attività. Benissimo, la figura del messo notificatore cosa ne facciamo? Sono figure che vanno formate, probabilmente riqualificate. L'intera attività di notifica va interamente ripensata. ANPR consente al cittadino di scaricarsi certificati direttamente online, consente di fare un cambio di residenza online. E questo ha o non ha impatto sul back office, quindi ancora una volta il documentale dei vostri uffici? Sicuramente sì. Vedevo ieri sempre in questa audizione di fronte al, mi pare fosse al Senato, rispetto a ciò che succede,
uno dei grandi temi è la fruizione di molti dati anagrafici entro il prossimo anno, che sono tutti soldi PNRR, quindi devono essere spesi, di tutto ciò che attiene larga parte dell'anagrafe. Che impatto ha sul back office, sulle attività dell'anagrafe? Importanti. E bisogna cominciare già a prevederle. Quindi attenzione all'impatto del PNRR sul documentale. In particolare, piattaforma nazionale notifiche. Vi faccio due esempi immediati. Quando mi fermo perché sto bevendo un po' d'acqua, scusatemi. Conseguenza 1, ve la dicevo già prima. Piattaforma nazionale notifiche accetta esclusivamente documenti che fra le altre caratteristiche ne abbiano queste due. L'originale del documento che viene notificato deve rispondere a quanto previsto dalle linee guida AGID, quelle che vi ho fatto vedere prima. Quindi deve essere un PDF A firmato digitalmente. Domanda che faccio spesso alle amministrazioni e ai piccoli comuni in particolare. Il flusso documentale che viene prodotto dal settore Polizia Municipale, che come sapete è obbligatorio nella piattaforma notifiche, e facoltativo, anche se assolutamente obbligatorio, assolutamente conveniente, tributi. Questi due settori che in un comune generano il maggior numero di notifiche, perché sono loro due i settori che notificano di più. In questo momento il loro flusso documentale è a norma? In questo è a norma intendo linee guida AGID, cioè ciò che esce dal flusso documentale è un PDF A firmato digitalmente? Perché se è così va bene, se non è così sappiate che quel flusso documentale viene respinto dalla piattaforma nazionale notifiche. Consiglio, cominciamo a pensarci adesso, non pensiamoci il prossimo anno. Quindi attività da fare nei piccoli comuni, perché in questo momento stiamo parlando a piccoli comuni, è una seria verifica del flusso documentale intanto di quei due settori, settore tributi, settore polizia municipale. Secondo risvolto, piattaforma nazionale notifiche. La piattaforma nazionale notifiche, nel caso di atti che siano figli di una scansione, e ce ne possono essere molti, chiede che però quella scansione risponda, poi ve la spiego meglio, adesso ve la dico solo, poi ve la spiego meglio, a quanto previsto dall'articolo 22, in particolare comma 2, del decreto legislativo 82-2005, cioè codice dell'amministrazione digitale. Cioè la scansione viene accettata solo se risponde a quei requisiti. Vi posso garantire che il 99,9 periodico dei comuni in questo momento non scansiona come previsto dall'articolo 22,2. Soprattutto non convalida la scansione con una firma di un pubblico ufficiale, che è la roba più importante. La piattaforma nazionale notifiche non accetterà assolutamente quegli atti. Quindi attenzione, anche in questo caso abbiamo un anno, ve lo spiegherò più avanti, va rivisto l'intero processo di scansione. E soprattutto va fatta seria formazione nei piccoli comuni, se andrà avanti così come andrà avanti il nostro progetto, una parte importante dell'attività va rivolta anche alla formazione di coloro che si occupano di protocollo, perché è il lavoro che sta cambiando di più e che cambierà sempre di più qualificandosi. È una grande opportunità per gli operatori di protocollo per qualificarsi, per ampliare l'importanza del loro lavoro, già oggi molto importante e spesso misconosciuto. E questa è la prima parte, piattaforma nazionale notifiche. Seconda parte, il contenuto dei siti istituzionali rivolti alla fruizione dei cittadini. Nei nuovi siti, ve la metto tranquilla, è obbligatorio, soprattutto nell'area personale, che il cittadino che accede con la propria SPID o con propria CIE, cittadino Michele Vianello, entra dentro l'area personale nel comune di Venezia quando la faranno, beati loro. Benissimo. Una delle cose che io devo avere a disposizione in quell'area personale è quanto previsto dalla 241 nell'articolo 2. Io devo poter partecipare al procedimento, ovvero io devo vedere lo stato di avanzamento del procedimento oltre che il RUP del procedimento.
perché come voi sapete, per norma, allo stato di avviamento di un procedimento, cioè all'atto di inizio di un procedimento, va notificato al cittadino anche le modalità digitali per poter partecipare al procedimento, cosa che in giro non si fa e potrebbe essere impugnabile in alcun momento, perché in legge, come vi farò vedere poi. Quindi quando io entro dovrei trovare i procedimenti che mi riguardano. Sì, ma io li trovo se sono fascicolati digitalmente. E se voi invece fascicolate cartaceamente i procedimenti, cioè fate la meravigliosa cartellina valore legale probatorio zero, ma voi continuate a farle, è evidente che Vianello non può accedere al procedimento che lo riguarda. E quindi Vianello ricorre al difensore civico per il digitale, perché viene leso un mio diritto, cioè il diritto di partecipazione al procedimento. Anche qua, da dove partire? Varrebbe la pena di cominciare a fascicolare i procedimenti, prima di tutto i procedimenti rivolti alle persone, cioè quelli che maggiormente possono popolare e interessare un cittadino che accede a quell'area, quindi tutto il mondo della scuola, certificati di destinazione urbanistica chiesti da cittadini, e tributi, polizia municipale, cioè cominciare a fascicolare quei procedimenti. Quindi se io dovessi dirvi da dove partire, cominciare a evidenziare quei procedimenti che interessano principalmente le persone fisiche. Ovvio che bisogna un po' alla volta cominciare a fascicolare procedimenti che riguardano liberi professionisti, opere pubbliche, imprese, ma hanno una complessità diversa. Nella pianificazione di un lavoro io direi 2023, inizi 2024, comincio a fascicolare digitalmente, ovviamente, a correggere tutti gli errori su ciò che riguarda persone, dedicandomi poi nel 2024-2025 al tema imprese, professionisti, opere pubbliche, cioè quelli che hanno una complessità maggiore documentale. Lasciate stare procedimentale, documentale mi interessa. In questo momento io non sto dedicandomi alla complessità procedimentale, che in alcuni casi c'è e vi rende difficile la vita. Mi sto dedicando a quella prevalentemente documentale. Quelli alle persone hanno un documentale molto semplice. È normalmente una domanda, una risposta, niente di più. Qualche volta al massimo c'è un'interlocuzione, spesso a volte sui tributi, sulle sanzioni, codice della strada, ma quasi sempre è domanda-risposta. Quindi non difficile da fascicolare, non difficile da generare un'interfaccia per vedere lo stato di avanzamento del procedimento, come prevedono le linee guida sui siti. Perché altrimenti non vi danno buono il progetto se voi non mi garantite questa interfaccia. Quindi lavorare prevalentemente su questo. Cosa strategicamente sta succedendo? Ed è quello che sta cambiando il nostro scenario. Poi quello che strategicamente sta succedendo ve lo spiego un po' meglio, poi ve lo giustifico da un punto di vista normativo, mettiamola così. Adesso mi limito a evidenziarvi l'epifenomeno, poi vi spiego anche perché la norma è questa. Prima cosa, per legge il cittadino ha il diritto di utilizzare piattaforme digitali, ma può avanzare ancora istanze in formato analogico. Questo è lo zio, la nonna, la suocera, il cugino, che non utilizza SPID e CIE perché a volte non glielo mettete a disposizione, che sono un po' intrigati a mandare mail e PEC, che vengono ancora all'ufficio protocollo a portare la loro istanza. Possono ancora farlo perché la norma lo consente. L'utilizzo di un'identità digitale è un diritto in norma, non è un dovere, anche se spesso l'abbiamo trasformato in un dovere. Noi iscriviamo i nostri figli alle scuole obbligatoriamente in modalità digitale, anche se la norma direbbe che uno potrebbe farlo anche cartaceo, però è meglio che lo facciamo così. Ed è l'unico residuo cartaceo che voi potete accettare. Non potete né produrre né accettare forme cartacee analogiche che non siano quelle presentate da un normale cittadino, da un libero professionista non iscritto agli albi, e poi dalle associazioni, parrocchie, l'associazione degli alpini, le squadre di calcio e così via. Questi sono
gli unici soggetti che per legge possono ancora avanzare istanze in modalità analogica. E sono gli unici atti che voi potete mandare in conservazione analogica. L'ultima altra tipologia di atto che potete conservare e produrre in modalità analogica sono contratti fatti con i cittadini, perché il cittadino non ha la firma digitale. Sono gli unici atti. Tutto il resto, come vi spiegherò fra un attimo, è rigorosamente ed esclusivamente digitale, altrimenti non ha valore probatorio. E in giudizio voi siete fritti tutti, che siate piccoli comuni, grandi o medi, così funziona. Questa parte ovviamente è in costante diminuzione, perché più si dà o si obbliga l'utilizzo di SPID CIE durante il lockdown, cittadino ha imparato a utilizzare anche le mail, ha imparato a utilizzare anche le PEC, quindi gli atti allo sportello si stanno riducendo sempre di più, si stanno riducendo sempre di più. E qui, come vedete, attenzione, impatto, adesso vi dico cos'è INAD, SPID e CIE. INAD, anche questo previsto, io mi auguro quest'anno, è l'indice nazionale dei domicili digitali dei cittadini. Quindi il cittadino elegge in INAD il proprio domicilio digitale. Quindi lui vi invierà, utilizzando la sua PEC domicilio, voi invierete obbligatoriamente a lui, obbligatoriamente sulla sua PEC. Non potrà più né lui mandarvi carta né voi mandare carta a lui. È interamente digitale. Quindi attenzione, questa è l'unica area dove c'è ancora possibilità di avanzare istanze in formato digitale. Quindi dal punto di vista conservazione, gli unici atti che potete conservare cartaceamente. Secondo flusso. È un flusso totalmente digitale. Tutti gli iscritti in IPEC. Iscritti in IPEC sono i professionisti iscritti agli albi. Obbligatoriamente un iscritto a un albo, ingegneri, architetti, geometri, notai, avvocati, tutti costoro obbligatoriamente il loro ordine li iscrive a INIPEC. La PEC dentro INIPEC è il loro domicilio digitale e articolo 6 bis del codice dell'amministrazione digitale è domicilio esclusivo, dice la norma. Domicilio esclusivo dove notificare e dove inviare qualsiasi tipo di procedimento. Quindi nessun libero professionista iscritto all'albo può utilizzare con voi strumenti analogici. Né voi potete inviare a lui utilizzando strumenti analogici, esclusivamente o la PEC in IPEC oppure piattaforme come SUE, Sportello Unico Edilizia. Io so che in alcune amministrazioni si accetta ancora dal geometra di paese il paccone di carte e di cartografie. Quel paccone di carte e cartografie non va mai protocollato, ad esempio. Ha solo valore di copia di cortesia, perché l'istanza vera e propria può essere avanzata esclusivamente utilizzando una PEC, quella di INIPEC. Quindi ciò che viene portato allo sportello impropriamente deve essere assolutamente respinto. E se è copia di cortesia non va protocollato, non ha valore probatorio, un domani non va assolutamente in conservazione, è semplicemente una copia di cortesia. È il giusto compromesso con i vostri colleghi dell'ufficio tecnico che dicono giustamente che loro non ce la fanno a lavorare la cartografia su uno schermo e hanno bisogno di carta. Nessunissimo problema. Ma sia chiaro che quella è solo una copia di cortesia. Perché ciò che ha valore probatorio di conservazione è la PEC con il suo allegato che deve essere poi firmato digitalmente. Stessa identica cosa per le imprese. Articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale. Stessa identica cosa. Le imprese comunicano con le pubbliche amministrazioni esclusivamente in modalità digitale. Nel vostro caso il SUAP. C'è qualcuno sotto sullo sfondo, forse, che vuol chiedere qualcosa? Altrimenti vado avanti. No. Questo quasi totalità è perché
c'è qualche eccezione, non di norma, di abitudine, che però vi prego va rapidamente eliminata. Si sta riducendo, va eliminata. Se siete in difficoltà, prendete SUE, anche se siete un piccolo comune. Ormai molte regioni offrono SUE anche di buona qualità. Impresa in un giorno che però ha problemi di interoperabilità molto forti, offre SUE. La mia regione Veneto offre una buona piattaforma SUE, ha qualche problema di interoperabilità, ma risolve molti problemi di rapporti con i liberi professionisti. Terzo punto, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di utilizzare il digitale. Anche questo il CAD lo dice tranquillamente. Le pubbliche amministrazioni, neanche entro nel merito di questa cosa ridicola dei fax. Fax è proibito per legge. Togliete il fax, cioè proprio l'unico soggetto che in teoria può mandarvi un fax è il cittadino, che va dal tabacchino e vi manda un fax, ma tutti gli altri soggetti non possono minimamente mandarvi fax. Conseguenza, togliete il fax, disattivate il fax. Le amministrazioni che lavorano con me sempre lo fanno, tolgono il fax. La prima cosa che gli faccio fare. Fra pubbliche amministrazioni si utilizza PEC, o vedremo interoperabilità appena parte piattaforma nazionale dati. Utilizzano PEC. Le mail sono per scambi informali, ma altrimenti si utilizza PEC. E allegati alle PEC ci sono atti che sono firmati digitalmente. Ovviamente obbligo di utilizzare il digitale non solo nella spedizione, ma anche nella produzione della gestione degli atti. Vedi articolo 40 del codice dell'amministrazione digitale, che è quello che poi vi farò, vi illustrerò meglio, perché è un po' il caposaldo di molti dei nostri ragionamenti. Nelle relazioni tra pubbliche amministrazioni, totalmente obbligo di digitale. Infine, tutto il flusso delle fatture ormai da anni è totalmente digitale, SDI, comune, direttamente. Poi io so bene che qualche ufficio ragioneria ha ancora la brutta abitudine di stamparsi tutte le fatture. Capisco che gli serva per prendere appunti, capisco che li utilizzino come post-it. Sia chiaro che non hanno nessun valore probatorio. Sia chiaro che una volta finito quel lavoro di scarabocchio, di post-it e così via, possono essere tranquillamente cestinati. Perché ciò che ha valore è quel file che voi ricevete dallo SDI. È quello che ha valore legale, ha valore probatorio. Mi raccomando anche come gestite le piattaforme, le ricevute di pago PA, perché l'intero flusso di cittadini che pagano a voi ormai avviene dentro il circuito pago PA. E ricordatevi, poi vi faccio vedere l'articolo di legge, è vostro dovere, obbligo, conservare le ricevute per conto del cittadino. Il cittadino non ha l'obbligo di conservare niente. E voi non avete il potere di chiedergli nulla. Semmai siete voi che conservate per il cittadino. E il cittadino in qualsiasi istante può chiedervi quella ricevuta. Quindi il comandante della Polizia Municipale che dice a qualcuno fammi vedere la ricevuta che hai pagato la multa sta facendo un abuso. Perché lui dentro Pago PA ha quella ricevuta, quindi non la deve chiedere al cittadino. Anzi, il cittadino ha il diritto di poter accedere anche in modalità digitale alla vostra banca dati dove avete tutte le ricevute di pago PA. Perché è compito della pubblica amministrazione custodire per conto del cittadino. Poi quella tipica battuta che faccio, per fortuna non lo sanno. La cosa che spesso vi salta è che il cittadino non lo sa. Perché se sa questo, si rifiuta di rispondere al comandante dei vigili o anche all'ufficio edilizia che chiede di esibire la ricevuta di pagamento. Ecco, non si fa assolutamente. Peggio ancora quando chiede la ricevuta del bonifico, dimenticando che bonifici IBAN non se ne possono più fare perché c'è pago PA. E se si ha pago PA come obbligo, non si può più dare né esporre il numero di un IBAN. Quindi state molto attenti perché qui c'è normativa e ci sono sanzioni anche abbastanza pesanti. Da dove partire? Partire è una seria analisi di questo benedetto documento informatico, perché in realtà quello di cui noi stiamo parlando è il documento informatico. La base di tutto questo è il documento informatico.
e poi, come vedremo, del documento amministrativo informatico, perché quello che voi lavorate è un documento amministrativo informatico. Per legge il documento amministrativo informatico è l'originale, è ciò che è esibibile in giudizio, è ciò che ha valore legale, ciò che ha valore di conservazione, documento informatico. Applicare le linee guida AGID, come vedete, è prima di tutto un atto organizzativo, c'entra poco l'informatica. Il capo del CED deve solo garantirvi che il sistema funzioni, punto. Non chiedete al capo CED di occuparsi di documenti informatici. Il capo CED vi deve garantire che il sistema funzioni, punto. Lui e il fornitore. Tutto il resto riguarda voi. Chi si occupa di protocollo, chi apre fascicoli digitali, chi gestisce un ufficio, è un atto che riguarda voi ed è un atto organizzativo e di reingegnerizzazione. Perché vedrete, abbiamo bisogno di cambiare alcune modalità con le quali voi operate. Primo atto, la formazione del documento informatico. Quando parlo di formazione del documento informatico, vi ricordo una particolarità. Le linee guida AGID non si applicano solo a voi, si applicano anche a coloro che mandano documenti informatici a voi. Si applicano al normale cittadino, si applica a un libero professionista, si applica a un'impresa, si applica ad altre pubbliche amministrazioni, perché le linee guida valgono per tutti. Il documento informatico è di tutti, non è solo il documento informatico del comune. Vi do alcuni spunti legati anche alla vostra attività che vi prego di annotare. Vi sto aiutando un po' a fare una sorta di pre-assessment su come siete messi, così cominciate già ad annotare e verificate quando, bontà vostra, grazie, sceglierete di sottoporvi un po' alle nostre torture, i nostri assessment sullo stato di avanzamento di questo sistema. Formazione. Già prima vi ho fatto un esempio. Il normale cittadino scarica un modulo dal sito, lo compila, ci fa una foto e ve lo spedisce. E voi quasi sempre lo accettate. È un formato JPEG. Nel qual caso è una formazione di documento digitale sbagliata, perché voi potreste accettare esclusivamente un PDF. Battuta che faccio sempre. È evidente che se la richiesta di partecipazione alla campagna, raccolta dei pannolini e dei pannoloni, anche se arriva in JPEG, scusate il termine, chi se ne frega, in giudizio non ci andrete mai. Ma è evidente che se la domanda di partecipazione a un concorso, rigorosamente deve essere in PDF. Non può essere assolutamente in JPEG, perché un domani voi non potreste mai esibirla in giudizio. Quindi qualsiasi istanza dove voi temete la possibilità di un ricorso, di un'esibizione in giudizio, dovete essere molto rigorosi sul formato che viene utilizzato. Oppure, anche nel caso JPEG, c'è una soluzione. Il fatto che il cittadino, ma questo dovete dirglielo perché non lo sa, e anche molti di voi non lo sanno, può firmare utilizzando CSign. Ha la nuova CIE, ha scaricato l'app CSign e può firmare digitalmente. E la firma che viene fatta con CSign ha valore legale, convalida anche quel JPEG. Seconda cosa, la formazione. Ricordatevi anche qua. Carla Piras dice: nella formazione dei verbali della commissione elettorale ci siamo trovati in difficoltà nella formazione del documento informatico, perché qualcuno dei commissari era privo di firma digitale. Quale può essere il metodo corretto per formare un documento corretto in presenza di queste casistiche? Te ne parlo, Carla, quando parleremo di scansione a norma. Anzi, fra un attimo vi parlo di scansione come modalità di formazione. E quindi questo ve l'affronto fra un attimo. Secondo punto di sta sempre alla formazione. Il cittadino, ma anche alcuni professionisti, soprattutto gli avvocati e i notai, che sono convinti di saperne più di tutto, e senza offesa alcuno sono forse i più ignoranti in materia di gestione del documento informatico, hanno la pessima abitudine di scrivere sul corpo della mail
o sul corpo della PEC l'istanza. Peccato che per norma sia valida, poi vi faccio vedere anche la norma, sia chiaro, sia valido solo un atto che sia sottoscritto, oltre ad avere insieme la copia fronte e retro del documento d'identità. Quindi non potete assolutamente accettare istanze scritte sul corpo di una mail o sul corpo di una PEC. Il corpo della mail e il corpo, la mail e la PEC sono buste. Il contenuto è un PDF A firmato digitalmente, oppure un JPEG firmato digitalmente con CIE e ovviamente copia fronte e retro del documento d'identità. Questo vale ancora di più per liberi professionisti. Liberi professionisti agli atti vi mandano PEC con allegati PDF A firmati digitalmente. Non sono accettabili assolutamente alcune forme. Capite che la formazione è un punto delicato. Quando un cittadino porta carta o voi producete carta, vedi la domanda che faceva Carla Piras sulla commissione elettorale, sui verbali, molto spesso la tendenza è carta. È carta. Anche perché se qualcuno non ha la firma digitale, hai carta. La risposta è applicare l'articolo 22 del CAD. L'articolo 22 del CAD si chiama copie digitali di originali analogici. Ed è la soluzione che io direi a Carla Piras. Se mi permette la battuta, Carla, io non prenderei nessun esaminatore che non abbia la firma digitale, tanto per essere chiari. Scusate, queste cose sono molto talebano, ecco. Assolutamente, se non hai la firma digitale, se sei un pubblico dipendente, la firma digitale non è più uno status, è uno strumento di lavoro. Cioè, avere la firma digitale è uno strumento di lavoro. Non si può non aver più la firma digitale, altrimenti andiamo in contraddizione con le cose che vi sto raccontando. Tornando a noi, certo, si può scansionare, quindi prendete il vostro verbale, ognuno lo firma olograficamente e poi si scansiona. Ma non abbiamo risolto il problema. L'articolo 22 del CAD ci dice qualche cosa. Ci dice che perché una scansione sia valida, nella forma e nel contenuto, qui vi cito proprio testualmente, la copia digitale deve essere identica all'originale analogico. Vuol dire che se quella copia digitale è a colori, se l'originale digitale, se l'originale analogico è a colori, la copia digitale è a colori. Se erano 10 pagine di cui 3 bianche, 10 pagine di cui 3 bianche. Se un verbale di 50 pagine, tutte le 50 pagine vanno scansionate nella forma e nel contenuto. Ed è un PDF. Ma ciò non è sufficiente, perché il comma 2 dell'articolo 22 ci dice che perché abbia un valore probatorio, quindi codice civile, un notaio o un pubblico ufficiale devono dichiarare la conformità. Ovvio, tralasciate l'uso del notaio, ma pubblico ufficiale può essere banalmente colui che ha fatto, il protocollatore che ha fatto la scansione, che con una semplice firma digitale, non serve scriva a testo, che basta la firma digitale, firma digitalmente e attesta la conformità fra originale e copia. Cosa divertente, che fa un po' imbestialire le sovrintendenze, lo so, è che il CAD ci dice che se viene fatto questo procedimento cessa l'obbligo di conservazione della carta. Per cui voi tutti gli originali cartacei potete giocarci a basket tranquillamente. Perché ciò che ha valore giuridico privilegiato, mi pare sia l'articolo 2702 del Codice Civile, è la convalida che viene fatto. Quindi ricordatevi, formazione utilizzando scansione, vedi allegato 3 alle linee guida e articolo 22 del CAD, è nella forma e nel contenuto identici, e poi conformità attestata da un pubblico ufficiale. Questa cosa la trovate ulteriormente ripresa nel manuale che è stato pubblicato per la piattaforma di notifiche digitali, piattaforma notifiche.
Anche là si ribadisce questo concetto. Loro accetteranno in piattaforma esclusivamente scansioni che nella forma e nel contenuto siano identiche e abbiano una convalida fatta o da notaio dal pubblico ufficiale, perché si rifanno esplicitamente all'articolo 22,2 del CAD. La miglior cosa è che però, cara Carla, i partecipanti abbiano tutti una firma digitale, perché ormai, francamente, non avere più firma digitale, onestamente, si può firmare con CIE Sign. Può essere un non professionista. A CIE ha scaricato CIE Sign, che è l'app di CIE, quella ufficiale, firma con CIE Sign, si può fare. D'altronde, questi atti sono del Formez, che quindi è pubblico, quindi possono firmare perché è un atto di una pubblica amministrazione. Perché no? Assolutamente si può fare. Qui vi ho indicato, altrimenti dedicherei l'intero pomeriggio al tema della formazione dei documenti, che è tema a me molto caro, vi ho fatto 2 o 3 esempi per farvi assolutamente capire come bisogna procedere sulla formazione. Ovviamente è evidente che per formazione io non intendo solo la formazione di documenti che arrivano dall'esterno. Stessa cosa vale dai documenti che generate al vostro interno. Delibere, determine, ordinanze, verbali di un consiglio comunale, verbali di giunta. Cioè l'insieme di tutto ciò che viene formato. L'insieme di tutto ciò che viene formato deve avere quelle caratteristiche che vi ho appena raccontato poco fa. Una volta che noi abbiamo il tema della formazione, dobbiamo dedicarci all'altro punto, alla gestione. Ricordatevi, la norma consente al cittadino, come vi ho fatto vedere prima, di portare un documento digitale. Ma la norma dice che però come voi lo trattate è in modalità esclusivamente digitale. Voi non potete trattare perché scansionate. A volte la domanda che faccio, lasciando un po' interdette le persone, ma tu scusami, perché scansioni? No. E ci sono tutte le risposte varie. Tu scansioni per produrre una copia digitale di un originale analogico, cioè per far sì che il procedimento si svolga esclusivamente in modalità digitale. Tanto è vero che il legislatore dice che se tu rispetti il processo, come ve l'ho raccontato poco fa, cessa l'obbligo di conservazione della carta. Quindi voi avete esclusivamente un file digitale. 90 su 100 quei file digitali voi li gestite in cartelle di rete. Molti di voi li stampano, perché non si sa mai. Anche ieri ero in un certo comune, mi ho detto, sai, non si sa mai, noi siamo abituati a stamparli e poi abbiamo tutte le nostre cartelline. Anzi, molto spesso, una volta scansionato, l'ufficio protocollo porta all'ufficio l'originale cartaceo. E cosa fa l'ufficio? Apre una cartellina cartacea e fa il procedimento cartaceo. Tanto è vero che io spesso consiglio che il protocollatore archivia immediatamente quell'atto cartaceo. L'ufficio fa il procedimento esclusivamente sul file digitale. Cosa avviene quasi sempre? Che quel file digitale viene raccolto in una cartella di rete. È un errore grande come il mondo. Il tema non è tanto la cartella di rete, per carità. Nei desktop di molti di noi, negli hard disk di molti di noi, ci sono cartelle dove raccogliamo i nostri documenti. Il problema vero è che se voi mettete in cartella di rete un qualsiasi documento, non andrà mai in conservazione. Al massimo andrà in conservazione il registro di protocollo. Ma il registro di protocollo è un assieme stocastico di documenti, non è un procedimento, è un assemblaggio casuale. Noi invece dobbiamo mandare in conservazione un procedimento, che è un insieme di atti protocollati e non, perché possono esserci anche atti non protocollati. Il verbale di una riunione della commissione edilizia viene mica protocollato, però deve far parte del fascicolo di quel procedimento. Quindi il grande errore è mettere tutto nelle cartelle di rete, senza ordinarle, ad esempio. Il problema vero è che va in conservazione, ed è un obbligo è la conservazione, esclusivamente ciò che è nel software di gestione documentale. Tutto deve transitare per il software di gestione documentale, perché il software di gestione documentale è quello che manda oggetto, aggregazioni documentali si chiamano,
manda aggregazioni documentali direttamente in conservazione. Quindi la gestione va fatta su fascicoli digitali. Chi apre il fascicolo digitale non lo apre il protocollatore, lo apre il settore a cui è stato destinato l'istanza digitale. Oppure, se sono atti interni, l'ufficio che ha generato quell'atto interno. Ad esempio, tutte le ordinanze sindacali. Le ordinanze sindacali vanno tutte raccolte in un fascicolo che si chiama Ordinanze sindacali 2023, 2022, 2024. E ciò che andrà in conservazione è il fascicolo delle ordinanze sindacali di quell'anno, il fascicolo delle richieste di certificati di destinazione urbanistica, il registro delle richieste del patrocinio per la festa dell'alpino anziano. Ok? Quindi la gestione va fatta in fascicoli digitali. Fascicoli vanno realizzati secondo un certo articolo di CAD che vi faccio vedere fra un minuto e devono avere tutti i metadati di cui all'allegato 5 delle linee guida AGID. Ok? Quindi quando rientrate a casa, cioè quando vi scollegate da me, dovete cominciare a ragionarci seriamente. Se non fascicolate digitalmente, perché non fascicolate digitalmente? Domanda. Avete adottato recentemente un titolario di classificazione? Sì, no? Quale avete adottato? Avete ancora l'astengo? E io rabbrividisco perché come ancora Alessandro Manzoni, quindi una cosa antica, in realtà bisogna usare un titolario più recente, bisogna avere il terzo livello, ma ne discuteremo più avanti. Quarto punto è quello della trasmissione. Ovviamente lo scambio di documenti al vostro interno, dell'ente, non avviene con mail, avviene utilizzando il gestionale documentale. Il gestionale documentale è il vostro spazio di lavoro. Non dovete pensare alle mail o alle PEC per comunicare fra di voi. Fra di voi all'interno del comune si comunica utilizzando il gestionale documentale. La PEC si usa, la mail si usa quando si fa la festa per gli auguri di Natale dei dipendenti del comune. In quel caso va bene la mail. Ma quando voi chiedete un parere ad un ufficio, questo avviene esclusivamente in modalità digitale. Quando voi fate il parere di regolarità tecnica e contabile su una delibera, questo avviene direttamente nel gestionale di formazione atti. Non è mica che ve lo fate con mail, no? Il ragioniere non è che manda il parere di regolarità contabile con mail. Lo fa direttamente dentro il software di gestione documentale atti. È un percorso già tutto tracciato. Scusate, un goccio d'acqua. Quindi vi ho già detto, prevalentemente PEC. Vedremo questo tema dell'interoperabilità. Sono molto curioso di vedere come funzionerà nello scambio fra amministrazioni. Già alcune cose ve le ho dette. E infine il grande tema della conservazione. Che quasi tutti voi, anzi penso tutti voi, per fortuna avete un conservatore accreditato. Il problema vero è che nei comuni questo tema della conservazione, anche perché i piccoli, è difficile che abbiano la figura del conservatore, che è obbligatoria. Conservatore oggi è una figura importante. Conservatore è quello che manda in conservazione i fascicoli, anche quelli aperti, che ne verifica la congruità. Spesso si tende a delegare tutto al conservatore e si confonde il manuale di conservazione con il contratto di conservazione. Sono due cose totalmente diverse. Ne parleremo anche di questo. Soprattutto se faremo assessment, una parte la dedicheremo molto anche al tema della conservazione e a verificare i vostri contratti di conservazione. Quindi per ora, visto che il mio tempo fugit, accontentatevi di questa cosa. Qui vi faccio vedere quattro articoli del CAD, che sono quelli che, come vi dicevo, io riprodurrei in formato elefante e appiccicherei in tutti gli uffici, perché sono quelli che ogni mattina dovete guardare e dire oddio, non rispetto questa norma. L'articolo 40 è il padre, la madre di tutte le battaglie. Formazione di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri con mezzi informatici.
secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di quell'articolo 71, che sono quelle di cui stavo parlando. Che vuol dire che non potete generare nessun documento analogico. I documenti che voi generate sono solo quelli che fate in modalità digitale. Punto. Delibere, determine, risposte ai cittadini, atti vari, va tutto fatto rigorosamente in modalità digitale. Per piacere, evitate riproduzioni cartacee. A questo si accoppia suo fratello, che è l'articolo 20. Cosa dice l'articolo 20? L'articolo 20 dice: sì, tu produci un documento informatico, ma perché lui abbia il requisito della forma scritta e abbia l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, bisogna che sia firmato digitalmente. Perché vi ho sempre detto PDFA firmato digitalmente? Perché da solo PDFA è un documento informatico, ma non ha nessun valore se lui non è stato firmato digitalmente. State attenti, novità. O firma elettronica avanzata o comunque formato pre-identificazione informatica del suo autore. Quando io mi identifico con SPID e vi mando un'istanza, il solo fatto che mi sia identificato con SPID equivale al fatto che io ho messo la mia firma o mi sono identificato con CIE. Quindi attenzione, i documenti che voi ricevete con SPID sono di default sottoscritti, quindi sono validi. Ora attenzione, articolo 40, tutti i documenti digitali, articolo 20, sono validi, articolo 2702 del Codice Civile, solo se firmati digitalmente. Non vale, vi prego, ciò che vedo fatto in qualche amministrazione. Preparano utilizzando Word una qualsiasi istanza. La danno al dirigente che la firma olograficamente. Poi viene scansionata e firmata digitalmente. Vi prego. State lavorando per generare un atto che ha valore legale zero. Proprio non ha nessun valore. Spiegate soprattutto ai dirigenti, ma anche ad alcuni di voi, di non utilizzare le penne. Accantonate le Mont Blanc, le Bic e così via. Nella pubblica amministrazione si firma digitalmente. Si firma digitalmente. Le firme olografiche hanno valore probatorio e legale pari allo zero. Le delibere di giunta il sindaco le firma digitalmente. Il verbale di giunta il segretario generale lo firma digitalmente. Gli atti delle commissioni si firmano digitalmente. Oppure si fa la scansione e poi si fa quel procedimento che vi dicevo prima. Ma per piacere evitatemi rigorosamente la carta, perché producete atti privi di valore. Una volta che voi avete questi benedetti documenti prodotti in questo modo, come lì il famoso procedimento, no? Come si fa? Articolo 41, procedimento e fascicolo informatico. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico, non cartaceo, gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati. Quindi i vostri procedimenti non si fanno in cartelline cartacee, si fanno in fascicoli digitali e i fascicoli digitali sono generati nel gestionale documentale. Il fascicolo non è la cartella di rete, sia chiaro. Fascicolo è un'aggregazione documentale che viene formata dentro il gestionale documentale. Attenzione, qui scatta quel tema che vi dicevo sul vostro sito. Al lato della comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge. Questi diritti telematici è che io posso accedere, posso partecipare al procedimento, anche perché è previsto dall'articolo 3 del CAD, ma posso in ogni momento avere la visualizzazione dello stato di avanzamento del procedimento. Ed è un diritto del cittadino. Sono quelle cose
per cui, come dicevo prima, per fortuna non lo sanno, ecco. Perché se lo sanno è chiaro che qui vi aprono un problema. Se beccate Vianello esige questo. Se voi mi comunicate l'apertura di un procedimento e non scrivete le modalità digitali per le quali io partecipo, io vi apro un problema, perché è mio diritto. Quindi attenzione, con la cadenza e con le priorità che vi dicevo prima, bisogna che cominciate seriamente a fascicolare. Questo viene ugualmente rafforzato dalle modalità e l'articolo 65 con le quali con le quali i cittadini possono presentare i propri atti digitali alle pubbliche amministrazioni. Vedete, se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20, quindi la firma digitale, ovvero quando l'istante è dichiarato identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, SPID o carta d'identità elettronica, quindi il flusso in entrata che avviene da SPID e CIE, che è quello che sta aumentando a dismisura. Oppure, se formate tramite il punto telematico, è l'APIO, per capirci, perché io posso formare un'istanza nell'APIO e spedirla direttamente a voi. E qui c'è quel tema della sottoscrizione, ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità. Quindi non può essere scritta sul corpo di una mail o di una PEC, è un allegato alla mail e alla PEC ed è valido col documento d'identità. Oppure, se sono trasmesse da, qui ve lo riassumo, INIPEC, INAD, IPA, cioè le tre grandi elenchi di domicili digitali, INAD non è ancora partito, di domicili digitali accreditati. Queste sono le uniche modalità valide per accettare documenti informatici. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, cioè quelle che vi portavano una volta allo sportello, che venivano firmate e si faceva vedere la carta d'identità. Queste modalità di invio di documenti digitali sono le uniche valide. Un minuto, un nanosecondo dopo che sono state accettate e protocollate da voi, questo documento informatico diventa documento amministrativo informatico. Quello che ha valore, quello che ha, diciamo così, che ha valore probatorio, è l'originale da cui si possono trarre copie, ma assolutamente solo da lui. Qui c'è una domanda, perché voi siete piccoli comuni. Ricordatevi che per pianificare questo processo, per tenere monitorato questo processo, per legge, la legge è la 445 del 2000, il famoso TUDA, il testo unico sul documento amministrativo. Bisogna che le pubbliche amministrazioni abbiano alcune figure chiave. Ogni amministratore deve avere il responsabile gestione documentale e deve avere anche il responsabile della conservazione. Ma noi siamo cinque dipendenti. Ovvio che tu non puoi avere entrambe quelle figure. Ma una figura che insieme fa gestione e conservazione bisogna averle. Spesso si tende a delegare tutto al segretario generale. Direi che magari quel segretario generale, essendo piccoli comuni, è a scavalco di sette comuni contemporaneamente. Assolutamente no. Cioè è necessario che questa figura ci sia. Idem per lavorare su questo, responsabile transizione al digitale, che è la figura che deve sovrintendere nel flusso documentale a due cose. La prima è che il gestionale documentale abbia tutte le caratteristiche delle linee guida, quindi è l'interfaccia con i fornitori, con i Magioli, con gli Alley, con gli Insial, con tutti i fornitori, perché è quello che deve dettare la congruità fra quanto previsto dalle linee guida e ciò che vi offrono i fornitori. E soprattutto, poiché è obbligatorio, come allegato al manuale di gestione documentale, il piano sicurezza informatica, è colui che deve redigere il piano sicurezza informatica, cioè le misure minime. E queste devono essere convalidate dal DPO, dal responsabile per la protezione dei dati, perché bisogna avere l'attestazione che l'intero flusso documentale, che è digitale ovviamente, abbia le misure minime di sicurezza che facciano sì che i dati personali
non siano, diciamo così, compromessi, non siano toccati, non siano invasi da nessuno. Domanda che vi ho messo qui sotto, serve sempre per il nostro assessment. Avete aggiornato il vostro manuale di gestione documentale? Perché ai sensi della 445 è obbligatorio avere un manuale di gestione documentale. Lo so, ora qui non abbiamo tempo e non sto a spiegarvi cos'è il manuale. Ricordate che però dovete avere un manuale aggiornato al 1 gennaio 2022, cioè all'entrata in vigore delle nuove linee guida. Anche perché ricordo a tutti voi che le nuove linee guida hanno abrogato 3 DPCM importanti dal punto di vista della gestione documentale. Hanno abrogato il DPCM novembre 2014, che era quello che normava il flusso documentale, i fascicoli e così via. Non c'è più. Ogni riferimento eventuale a quel DPCM va tolto. Poi ha abolito il DPCM dicembre 2013 sulla conservazione, quindi riferimento alla conservazione, sono le attuali linee guida, quel DPCM non c'è più, ed ha abolito larga parte dell'altro DPCM dicembre 2013 sulla protocollazione, perché il nostro punto di riferimento sono le linee guida e soprattutto l'allegato 6 alle linee guida. Quindi avete capito che già questo è il rivedere, detta la necessità di rivedere il manuale di gestione documentale, ma soprattutto molti manuali di gestione documentale sono ancora improntati con una prevalenza analogica. Il manuale di gestione documentale deve descrivere come si scansiona attualmente, ad esempio, ma i vecchi manuali questo non lo avevano. Va regolato SPID CIE, va regolato il flusso documentale in entrata delle fatture, va regolato ciò che è pago PA e così via, cioè il flusso è prevalentemente digitale. Trovo ancora troppi manuali che hanno una prevalenza ancora culturale, ideologica, di tipo analogico. PS, non serve più avere l'autorizzazione della sovrintendenza. La sovrintendenza ha potere sullo scarto, ma come fate voi il manuale e come gestite il flusso documentale è facoltà vostra, entra nei principi di autonomia organizzativa stabiliti dalla 445 del 2000. Come vi organizzate, come fate il titolario di classificazione, come conservate i vostri documenti, conservate intendo non materialmente, come li ordinate, ecco, per intenderci bene, e sta nei vostri poteri, sta nelle vostre facoltà, è la 445. Quindi attenzione, sempre nello screening di ciò che bisogna fare, questo tema. Qualche priorità, e mi avvio verso la fine, abbiamo ancora una decina di... Già alcune priorità ve le ho dette, chiaramente. Quindi se vi siete annotati le priorità, già un po' di cose ve le ho dette. Ve ne voglio dire altre, alcune ve le ho già anticipate, sia chiaro. Ve ne metto alcune ulteriori su cui riflettere. La prima è questa, la certificazione di processo, ve l'ho già accennata. Questo è l'allegato 3 alle linee guida, certificazione di processo. Qui ve l'ho già detto, vale quella domanda, perché state scansionando? Quindi la scansione deve rispondere interamente a questo. Quello che vi citavo prima, articolo 22 del CAD, copie informatiche di documenti analogici. Ve l'ho già spiegato abbondantemente, eh? Vi richiamo, mi scusi, Carlo Piras, una precisazione. Va richiesto il parere della soprintendenza anche per lo scarto? Sì, assolutamente. La soprintendenza ha potere sullo scarto, sia analogico che digitale. Quindi bisogna chiedergli sempre il parere. Questo sì. Soprintendenza su questo giustamente ha la sua facoltà. Quindi assolutamente va fatto. Tornando all'articolo 22. Torno sul comma 2 che vi dicevo prima. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, quindi sono esibibili in giudizio, da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quindi può essere tranquillamente il protocollatore
che riceve la delega pubblico ufficiale dal sindaco direttamente. Ok? Vedete quell'altro concetto che vi dicevo? 1 bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico di cui è tratto. Previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo. Certificazione di processo, qui non ve la spiego perché non è molto nelle corde oggi pomeriggio, è la certificazione del processo di grandi archivi, cioè come si scansionano grandi archivi, penso quelli di edilizia, di urbanistica, delle opere pubbliche, e si dà a quelle scansioni un valore probatorio, come quelle di cui stiamo parlando fino ad oggi. E si fa attraverso una certificazione di processo. Però qui adesso tralascio, è un argomento affascinante, mi piace, ma altrimenti non ce la facciamo. Ho ancora altre cose da dirvi. Comuni errori. Qui alcuni ve li ho già detti. Nel flusso documentale non va salvato nelle cartelle di rete, ma nel sistema di conservazione documentale nei fascicoli. La conservazione è dove poi mettete almeno una volta all'anno i diversi affari correnti. Ricordatevi che in conservazione ci va anche un fascicolo aperto. Se voi fascicolate un'opera pubblica, è evidente che è un fascicolo che non si chiude mai, perché ha un'opera pubblica non solo nei suoi tempi di realizzazione, ma penso anche alle manutenzioni, se si sceglie di mettere in quel fascicolo anche le attività di manutenzione. Diciamo, è sempre aperta, però va ugualmente in conservazione aperta. Se voi decidete di fare un fascicolo per persona fisica per ogni dipendente del comune, è evidente che quel fascicolo resta aperto tutta la durata del rapporto di lavoro. Va ugualmente in conservazione una volta all'anno, ma andrà come fascicolo aperto che viene implementato di volta in volta. Ok? Quindi questo è un errore che trovo abbastanza spesso. E soprattutto il responsabile gestione documentale non ha sotto occhio lo svilupparsi delle cartelle di rete e come sono organizzate. Ogni settore conosce le sue cartelle di rete. Questo non è corretto. Se si fanno cartelle di rete, il responsabile gestione documentale le deve monitorare e le deve avere sotto occhio. Perché, insisto, il documentario è un patrimonio trasversale di tutto l'ente. Uscite dalla logica che ogni ufficio ha il suo pezzo. Questo non va assolutamente bene. Fascicolo, e qui finisco. Fascicolo ha sostanzialmente tre funzioni. Una prima è di tipo organizzativo e gestionale. Cartelle di rete e archivi cartacei sono d'ufficio, ma questo impedisce una visione d'assieme. Se io faccio il fascicolo di un soggetto giuridico, quindi di una impresa, questo fascicolo nasce il giorno in cui chiedo l'autorizzazione ad aprire la mia attività, ma nel corso della vita della mia attività ci sono 100 attività che io posso richiedere. Una contravvenzione, un rifacimento delle fosse settiche, una richiesta di un plateatico. Queste riguardano più uffici. Nel mondo cartaceo ogni procedura ha un ufficio e il cittadino deve 7 volte ripresentare la stessa documentazione. Nel fascicolo digitale, al netto di privacy, il fascicolo è a disposizione di tutti. Questo genera efficienza organizzativa e gestionale. Trasparenza e accesso da parte dei cittadini, ve ne ho già parlato, ma c'è anche ciò che attiene la 33, accesso civico generalizzato. Quindi gli atti devono essere raccolti al netto della privacy, insisto, direttamente in modalità accessibile. E infine il tema della conservazione. In conservazione voi non potete mandare solo il registro di protocollo, per i motivi che vi ho detto prima. Il registro di protocollo è casuale, è il procedimento che a noi interessa, non il singolo documento che viene protocollato. E qui io mi fermerei. Abbiamo qualche minuto ancora per fare domande. Le slide penso le metteremo a disposizione, quindi ci sono altri contenuti, altri concetti a disposizione. Se ci sono delle domande, ovviamente manca 2 o 3 minuti,
vostra totale disposizione. Grazie Michele, ci hai dato degli spunti importantissimi. Se c'è qualcuno, forse c'era una domanda che aveva posto all'inizio Carla Piras del comune di Baradilli, che chiedeva appunto rispetto, appunto, dice, siamo un piccolissimo comune con una mole ridottissima di notifiche, per cui non abbiamo partecipato al bando, è utile aderire comunque? Io direi proprio di sì, perché è vero che non c'è l'obbligo ad aderire al bando, questo è chiaro. E scusate, non c'è l'obbligo di aderire alla Piattaforma Nazionale Notifiche. Però Piattaforma Nazionale Notifiche, da un punto di vista gestionale, voi capite, è un grande vantaggio per voi. È un grande vantaggio per voi perché vi toglie alcune attività non eccezionali. Pensate solo a scrivere cartoline RR, gestire una massa cartacea, essere voi responsabili della notifica. Onestamente ve lo sconsiglio. Ecco, vi consiglio caldamente di aderire alla Piattaforma Notifiche. Vi toglie i lavori quelli più brutti, mettiamola così, e vi aiuta a nobilitare un po' di più il vostro lavoro. Grazie Michele. Ma figurarsi. Ti chiedo se puoi per piacere interrompere la condivisione, così scusami. Vedere ai colleghi. Eccola là, scusatemi. Allora, condivido io lo schermo e vi do, diciamo, questa informazione, appunto ringraziandoti di tutti gli spunti che ci hai dato e di tutti gli avvertimenti che penso saranno assolutamente utili a tutti noi, insomma, dopo averci abbastanza spaventato, insomma, credo però che questo sarà molto utile, diciamo, perché poi noi si possa, diciamo, fare il giusto lavoro, diciamo, proprio per migliorare e per, insomma, adempiere a tutte queste varie cose e creare, diciamo, appunto un processo documentale migliore all'interno, insomma, delle nostre amministrazioni, insomma, perché appunto, ripeto, è una cosa troppo sottovalutata, invece troppo importante, diciamo, all'interno dell'amministrazione. Allora, noi continueremo il nostro ciclo di webinar. Il prossimo webinar sarà il 4 di maggio e sarà proprio, diciamo, sulle funzioni e le responsabilità del responsabile per la transizione digitale, come dire, che è un altro di quelle figure, diciamo, che appunto ha molta importanza proprio per un passaggio, diciamo, al digitale, perché raccoglie in sé una serie, diciamo, come dire, di compiti e di funzioni molto, molto importanti. E appunto ne riparleremo, sarete, diciamo, appunto, tutte le slide, la registrazione, eccetera, le troverete, come abbiamo detto prima, domani, diciamo, nella notizia che troverete sul nostro sito Formez, in particolare nella pagina che annunciava il webinar di oggi. E sarete alla fine a chiusura del webinar, tra qualche secondo sarete reindirizzati a un sondaggio a cui vi preghiamo, un sondaggio di gradimento, vi preghiamo di rispondere, e quindi non mi resta che ringraziarvi della vostra partecipazione, di essere stati tutti, insomma, attenti fino alla fine, e, come dire, spero, insomma, di poterci rivedere presto anche, insomma, di persona poi nei comuni per fare qualcuna di queste cose, per seguire qualcuna di queste cose di cui abbiamo parlato oggi e di cui parleremo, insomma, nei prossimi giorni. Quindi grazie ancora a tutti e buon pomeriggio. Grazie ancora a tutti voi, grazie.